Alla Fiera di Padova incontriamo una persona molto importante, Annalisa Abarth, che ha vissuto per molti anni di fianco a uno dei più grandi protagonisti dell'automobilismo storico, Carlo Abarth. Cosa ci racconta? Ma da raccontare tante cose, perché è stato un'epoca bellissima e molto fascino, perché le macchine veramente erano, con i rumori, non si può comparire, uno deve essere vissuto questo periodo per capire. E poi accanto a Carlo, che era un uomo molto, molto affascinato, ma io sono stato un tempo felice con Carlo, perché lui era un uomo prima molto affascinato da lui, e poi le macchine a quel periodo era veramente, avvenne un carattere, e poi si girava, c'era le passioni, c'era più vita che oggi c'hanno nelle macchine. C'era anche più rumore, più profumo. Sì, c'era un tono speciale, quello che ha fatto lì Abarth, che è piaciuto molto. Tutti mi raccontavano delle storie, che solo il sound della macchina fa impazzire già le persone all'epoca. Te lo ricordi ancora questo sound? Sì, certo, ce l'ho ancora, io ce l'ho ancora su un disco e lo sento. Che bella emozione! C'è qualche auto in cui ha influito, gli ha fatto cambiare qualcosa? Ma Carlo non si lasciava influenzare, lui aveva la sua idea e continuava a farlo, questo. Fatto tutto lui? Sì, era solo un po' per coccolarlo. Annalisa, e la sua vita adesso? Ma la vita adesso è che io ho fatto la Fondazione Carlo Abarth, che impegno non lasciare dimenticare il uomo Carlo Abarth, perché ormai ci sono i giovani, magari non sanno più chi è, e questa è la mia missione, tramite anche la mia site, di far vedere, far conoscere chi era un uomo che ha fatto tante cose, ha fatto leggenda, veramente. Come possiamo rintracciare questa fondazione? Ah, allora www.gabart-online.com.